Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qua su GTA 5 Online per mostrarvi i veicoli migliori, secondo me, che un giocatore, magari le prime armi all'inizio di GTA Online, dovrebbe prendere. Allora, iniziamo con la prima auto, la LGRH8. Questa macchina qua, secondo me, è una delle prime, se non la prima, da comprare in GTA. Per prenderla, innanzitutto è gratis, però per ottenerla dovete iscrivervi sul sito della Rockstar nel social network, associare l'account della vostra console, in questo caso per me PS4. Poi vi basterà andare su internet del telefono, ovviamente avere un'abitazione o un garage per mettere la macchina all'interno, andare nel sito Legendary Motorsport, qua sarebbe in fondo, voi fate ordina per prezzo ed eccola qua. Come vedete è gratis. Se voi tipo ne ordinate due, vi può capitare tipo di avere i cerchioni diversi da quelli in foto e anche uno spoiler, però queste qua sono modifiche che potete effettuare anche dopo. Non rompere. Ok, ora le modifiche, vi faccio vedere brevemente anche le modifiche da fare. C'è la possibilità di modificarla da Bennis, però lasciate stare perché costa anche parecchio. Vabbè, ci sono armature, non vi cambia l'aspetto della macchina, freni, paraurti, paraurti, ci sono tre paraurti che alla fine modificano poco niente, stessa cosa per il posteriore. Poi, motori, marmitte, anche lì cambia poco, griglie, siamo sempre lì alla fine. Cofani, clacson, luci, a differenza dei camion, ovviamente ci sono anche neon. Targhe, verniciature, gabbie di sicurezza, tettucci, minigonne, spoiler, sospensione, trasmissione, turbo, ruote e infine finestrini. Ora passiamo al secondo veicolo. Il secondo veicolo è la Kuruma blindata. Cioè sia quella non blindata che questa qua che è blindata. Vi faccio vedere già dove acquistarla e tra poco vi dico anche dove e come ottenerla perché non è così immediato. Dovete andare nel sito qua Superauto San Andreas. Andare un po' giù, eccola qua, c'è la Kuruma non blindata che costa poco, diciamo, confronto con la blindata, costa 95.000, però io questa qua la escluderei visto che alla fine basta prendersi una macchina sportiva e ha delle prestazioni migliori. Quella che dico io è questa qua, la Kuruma blindata, che in questo momento è al centro della mia schermata. Costa un po' di più, forse anche un po' troppo di più confronto con la base. Però calcolate che questa qua è antiproiettile, cioè se un giocatore o dei bot vi spara con armi normali, non lanciarazzi o granate, armi normali, voi non dovreste subire neanche un colpo. A volte capita che ricevete un colpo perché si bugga la carrozzeria, i vetri, le altre robe, e un colpo ricevete, ma proprio uno su mille per dire. Per ottenerla invece non vi resta altro che andare in un appartamento di lusso, ora ci vado e ve lo spiego. Per sbloccare la Kuruma blindata dovete avere un appartamento di lusso qualsiasi, ovviamente solo per avviare la missione, se invece un altro vostro amico ha già l'appartamento di lusso potete farla con lui la missione così la sbloccate, e avviare il primo colpo, il colpo alla Flika. Se non mi sbaglio già dalla seconda preparazione dovreste avere la Kuruma blindata, al massimo fate anche il colpo 10 minuti in più. Per essere, se non ce l'avete, dovete fare anche per forza il colpo. Fatto il colpo, andate su internet come ho fatto io poco fa e la trovate in quel sito che vi ho detto prima. Ora passiamo al terzo veicolo. Ok, ecco qui il terzo veicolo. Il terzo veicolo, secondo me, necessario per almeno ogni giocatore è una moto. Io principalmente le moto ora le uso per fare le prove a tempo settimanali perché sono i veicoli più agili. E di conseguenza anche più veloci perché ci mettono meno tempo per fare lo slalom tra le auto. Come personalizzazioni sono esattamente come la macchina, tranne che cambierà magari qualche carena. Ci sono armature, freni, motore, poi di estetica, no, non c'è niente. Di questa moto qua ce ne sono di due tipi. Io in questo momento ho la Bati. Per comprarla dovete andare su internet nello stesso sito di prima della Kuruma. E qua dovete andare abbastanza in basso. Ecco qui, la moto che ho io in questo momento è la Bati 801. Volendo c'è anche la Bati 801 RR, però come differenza alla fine è solo l'estetica, perché di velocità, accelerazione sono completamente identiche.
Poi ovviamente se ce n'è un'altra che vi piace di più prendetela, però calcolate che io per le prove a tempo ho sempre usato questa qua in alto a sinistra, la Bati 801, e ripeto è identica alla 801 RR, solo che cambia la skin. Come quarto veicolo, sempre secondo me, è necessario l'Insurgent. Semplicemente perché, che dire, è un fuoristrada bello pesante, che è capace a dare delle spinte molto forti ad altri veicoli, molto divertente da usare. Anche questo è blindato per i proiettili solo da dietro, cioè tra poco vi faccio vedere com'è. Questo veicolo, modifiche strane, come vedete a sinistra, è inutile che le ripeto ogni volta, non ne ha. Classiche modifiche standard, l'unica modifica di estetica è sempre la vernice e i cerchioni, che potete mettere quelli che volete. Invece è blindato, ora vi faccio vedere. Questo forse è il veicolo migliore blindato antiesplosivo che c'è su GTA Online da poter tenere in garage. Semplicemente non tanto perché è resistente ai proiettili, perché se vedete io sparo a questo proiettile qua, qualche colpo resiste, però passano i colpi. Se vedete, tipo adesso qua si vede l'interno. Se io continuo a sparare, si è spaccato completamente il finestrino. Se vi sparano da dietro, magari sarà mira automatica, ok. Se vi sparano da dietro e spaccano questo vetro, calcolate che alla fine lì davanti a questo sportello c'è una parete in ferro, quindi i colpi non passano attraverso. La cosa migliore di questo veicolo non è tanto essere resistente ai proiettili, ma agli esplosivi. Se guardate, io adesso ho preso il lanciarazzi. Un lanciarazzi non succede ancora niente, neanche fa fumo. Secondo lanciarazzi pure. Il terzo non si è fatto ancora niente. E solo con il quarto esplosivo si distrugge. Quindi calcolate, se tipo siete in una sessione pubblica dove c'è uno col carro armato che vi dà fastidio, a meno che voi non siete estremamente lenti e quello lì col carro armato vi spara 4 razzi consecutivi, è difficile che riesca a distruggervi. Ora passiamo all'ultimo veicolo da mettere in garage, utile e facilmente ottenibile a quasi tutti i giocatori. L'ultimo veicolo da mettere in garage utile secondo me è la Paragon R. Perché è utile? Perché si può ottenere in maniera, diciamo, gratuita, anche se c'è da acquistare una proprietà per ottenerla. Per ottenerla basta andare, ovviamente pagando, dico, sul sito Legendary Motorsport, andare non tanto in basso perché si trova subito qui a destra. In questo momento si trova a destra, magari in futuro dovete andare un po' più giù. E questa qui è la Paragon R. Acquistandola sul sito pagate 905.000 dollari. Però calcolate che questa qua è una macchina che si può ottenere anche gratis. Come? Beh, dovete andare innanzitutto sempre su internet. C'è una spesa da effettuare, lo ammetto però. E comprarvi una residenza al casinò. Un attico, per esattezza. Comprato l'attico, ci sarà un video iniziale dove c'è una tizia che vi spiega un attimino che c'è un po' di casino, diciamo, nel casinò, e dovete aiutarle a fare delle missioni. Per fare le missioni dovete andare all'interno del casinò. Dopo aver comprato l'attico al casinò, per fare le missioni vi basterà andare al casinò. Io in questo momento sulla minimappa non ho il segnalino perché le ho già fatte le missioni. E andare verso la lettera che vi comparirà dopo aver visto il video e tutto il resto dell'attico. Avvicinandomi al punto della missione lo vedo anche sulla minimappa. Per avviare la missione, a me in questo caso basterà andare qui, premere la freccetta destra. A voi in teoria basta che vi avvicinate e già vi apre la missione. Ci sono, mi sembra, una decina, 15 missioni circa da fare. Dovete farle in minimo due giocatori. Si sblocca subito già al rango 1, però diciamo che se sei al rango 1 evita di farla da solo, nel senso evita di farla con giocatori casuali, ma farla con qualcuno che conosci che è bravo su GTA. Dopo che le completerete tutte, ci sarà la tizia lì a destra che vi invia un messaggio, oppure vi chiamerà, ora non mi ricordo esattamente, dicendo che c'è un regalo per voi e vi manderà la macchina, non mi ricordo se esattamente dove è finita la missione oppure in garage, però vi basterà chiamarla e la otterrete. Ora vi faccio vedere cosa può fare quel veicolo. Allora, iniziamo. Questo veicolo, la cosa principale di questo veicolo è che ha un'arma integrata. Tipo, se dovete fare qualche missione in free mod a recuperare le casse o altre robe, basta che equipaggiate la mitragliatrice, come vedete qua, e
Io sono su PS4, quindi per sparare premo L1. Non è esplosiva, perché anche se fosse esplosiva, calcolate, tipo sono vicino a un veicolo, gli sparo così e esplodo pure io. Però diciamo che fa abbastanza danno. Se avete visto, circa in 5, neanche 10 secondi, un veicolo prende fuoco, automaticamente si distrugge. Poi ha una piccola blindatura, un attimo che mi allontano, ok. Ha una piccola blindatura, cioè io ho notato che se tipo i bot o i giocatori mi sparavano da dietro, questo vetro qua, anche se si distrugge, non si sa per quale motivo, magari è stato un caso per me, non subivo danno. Infine è resistente a uno, vediamo se anche due colpi, ma non credo, no, a un colpo di esplosivo o lanciarazzi. Quindi come veicolo sportivo abbastanza veloce non è male. Ora invece per tutti i giocatori che hanno fatto il passaggio tempo fa da tipo PlayStation 3 alla 4 o PC o Xbox One, ci sono dei veicoli gratuiti. Vi basta andare sempre su internet, sempre il solito sito. Qua potete fare benissimo ordina per prezzo, ovviamente se avete fatto il passaggio del personaggio di GTO. E se fate ordina per prezzo ci sono tutti questi 7 veicoli gratis per voi, li potete acquistare anche quante volte volete, potete riempire tutti i garage per dire solo di questo veicolo qui o anche di quest'altro, ne potete avere quanti ne volete, ovviamente credo che sia una spesa abbastanza inutile riempire tutti i garage con questi veicoli, però volendo potete farlo. Ora invece passiamo ai velivoli. Se avete fatto il passaggio alla Play 3 alla Play 4 c'è il Dodo gratuito. Vediamo un attimino se riesco a fare ordina per prezzo. Eccolo qui. Il Dodo è un aereo piccolo a 4 posti, quindi abbastanza grande, però è molto lento, che ha la possibilità di atterrare sia sulla pista di atterraggio normale dello Santos Aeroporto e anche in acqua, però calcolate che alla fine dopo 2 o 3 atterraggi, se rifate male, il motore si distrugge. Però è gratis, perché non prenderlo? Invece se volete un velivolo che vi permette di andare da un posto all'altro, ovviamente quando l'ho chiamato dovete chiamare la Pegasus, quindi ve lo porta nel posto più vicino, c'è l'Hydra, che l'Hydra vi permette di usarlo sia come elicottero, come se fosse un elicottero, cioè potete atterrare e decollare ovunque, e vi permette anche di usarlo come un jet, un aereo normale militare. Volendo, per ottenere l'Hydra c'è lo sconto se fate un determinato colpo, uno di quelli iniziali che bisogna avere la casa di lusso, esattamente come la Kuruma. E questo aereo qua ha la mitragliatrice esplosiva, che è molto forte confronto ad altri caccia, e i razzi, che sono guidati oppure no, con la mira manuale, in base a dove è puntata la visuale, spara. Invece come elicottero, andando sempre qui sul sito Warstock, c'è il Savage. Il Savage, secondo me, poi per altri è un'altra questione, secondo me questo aereo qua, l'elicottero, è uno dei migliori che c'è. Semplicemente perché ha la mitragliatrice esplosiva anche questa, questo elicottero, e spara i razzi di continuo, uno dopo l'altro. Non è come l'Hydra che tipo spara 2 razzi, poi si ferma il tempo che ricarica, quei 5 secondi neanche, e poi ne spara altri 2. Questo qua invece li spara di continuo. Poi anche 4 posti, abbastanza veloce, non dico che sia l'elicottero più veloce, però è abbastanza veloce. È resistente solo a un colpo di missile. Il video finisce qui, spero sia stato utile soprattutto per i nuovi giocatori, per fargli capire quali veicoli secondo me sono più utili, poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole. Se avete altri consigli, suggerimenti, domande o qualsiasi altra cosa vi viene in mente potete scriverlo tranquillamente qua sotto nei commenti. Se volete lasciate anche un mi piace e iscrivetevi. Ciao e al prossimo video. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it.